Allora, oggi si visiterà la piramide. Infatti, l'altra volta mi avevo avvisato che avrei cominciato questo nuovo episodio proprio là, dalla nuova piramide che ho trovato. L'inventario non è molto pieno. Spero di trovare molte cose e di divertirmi a esplorare questa nuova piramide, sperando che non sia uguale a tutte le piramidi. Nel caso sarà uguale a tutte le piramidi, allora farò in un altro modo. E cioè, scaverò sotto la piramide e vedrò se riesco a trovare qualche miniera, almeno per rendere l'episodio più interessante. Sinceramente, Minecraft, devo ammettere che sta iniziando a piacermi. È un gioco stimolante, per niente monotono. Sì, potrei giocare online con altre persone, ma io mi definisco per mia natura un po' asociale. E non sopporto le altre persone. Le altre persone hanno molti difetti, sono pronti a puntualizzare su tutto, sul modo di fare, sul modo di dire. E sinceramente non sopporto molto le persone che vogliono sempre avere ragione su tutto. Ma anche giocare in solitaria su Minecraft non è per niente fastidioso, anzi, da un certo punto di vista è anche piacevole. Perché metti alla prova te stesso, devi riuscire a tu da solo a affrontare i problemi e trovare una soluzione. E in questo gioco mi sono accorto che è molto semplice trovare una soluzione a un problema. Bene, l'obelisco che avevo costruito come torre di segnalazione è stato raggiunto. Per cui adesso posso tranquillamente prepararmi a profanare questo tempio come se fosse una vergine immacolata. Mi sono accorto che da queste parti ci stanno una grossa quantità di vacche, di pecore e di maiali selvatici. Forse, ma non è certo. Potrei venire a costruire dei recinti da queste parti e allargare il mio allevamento. Magari una piramide cerco di non rovinarla troppo e la faccio diventare la mia nuova casa. Ma sinceramente non sono un faraone, per cui non credo che la userò come casa, anche se potrebbe essere piacevole. Dovrei cambiare troppe cose, fare il tetto un po' più quadrangolare, dovrei riempire di torce perché quei punti ciechi sono praticamente molti. Poi ci sono troppe entrate da controllare, da sorvegliare. No, penso che usare la piramide come casa è solo una perdita inutile di tempo. Poi sinceramente a me piacciono le case un po' più basse. C'è il problema che qua dentro gli Enderman avrebbero modo di spawnare in maniera invereconda e non credo proprio che sia un qualcosa che mi piacerebbe, per cui metto in sicurezza la zona, cercando di togliere tutti questi punti oscuri che potrebbero in qualche modo far spawnare elementi rompipalle qua dentro, come è spawnato quel cazzo di creeper l'altra volta. E cerchiamo di sistemare bene tutto. In questo modo dovrei riuscire a lavorare con calma qui.
Una cosa che mi sono dimenticato e che sarebbe stato molto utile è un letto. Ma penso proprio che... Cazzo, quanti punti bui, qua bisogna mettere torce a rotta di collo proprio. Ci sono troppi punti bui che possono in qualche modo favorire lo spumaggio di questi simpatici figli di Troia che vengono a rompere i coglioni quando c'è buio. Meno male che tengo parecchie torce e sicuramente sotto la piramide troverò del carbone e quindi penso che mi farò una quantità enorme di torce. Una cosa che voglio fare è smantellare tutti questi blocchi di arenaria e crearmi dell'arenaria levigata. Naturalmente voglio anche asportare tutta l'arenaria intagliata, perché magari la potrei usare per abbellire qualche nuova casa che intendo costruire. Tempo ne ho, pazienza anche, per cui avrò sicuramente tutto il tempo per crearmi qualcosa di interessante. Ok, la doppia chest è stata fatta, così posso eliminare una parte di elementi e posso ora incominciare a dedicarmi alla distruzione delle pareti per poter prendermi tutta l'arenaria, sia quella intagliata che quella levigata che quella normale. E svuotare bene di tutti i tesori questo posto. Sarà un lavoro lungo, forse tedioso, per cui cercherò di, prima di tutto, fare pochissimi tagli, ma li farò solo per evitare un'eventuale rottura di coglioni a quelli che si scocciano di vedere determinate cose. Ci sono troppi punti all'aria, per cui mi sa che non potrò togliere tutti i blocchi. Sicuramente qualcuno si chiederà, ma perché sta perdendo tempo a spaccare la piramide invece di scendere nella sala del tesoro? È molto semplice. Perché probabilmente la sala del tesoro sarà identica a tutte le sale del tesoro di tutte le piramidi di Minecraft che ci stanno in questo gioco, per cui adesso faccio una cosa che pochi fanno, cioè smantellare la piramide e prenderne il materiale. Tenete presente che per fare questi blocchi di arenaria devi usare 4 blocchi di sabbia per un solo blocco di arenaria. Per cui se mi do la possibilità di prendere tanta arenaria, la perdo. È più comodo che costruirmela raccogliendo. Per avere 64 blocchi di arenaria devo raccogliere 4 volte la stessa quantità in sabbia, è fastidioso. In questo modo invece posso tranquillamente procurarmi tutta la nave che voglio senza bisogno di sprecare tanti blocchi di sabbia, che mi può essere più utile per fare del vetro, che anche quello è un materiale che sta incominciando a scarseggiare, perché mi sono praticamente sucato quasi tutte le spiagge che stavano intorno al mio territorio. Devo ammettere anche un'altra cosa però, a poca distanza dal luogo dove ho preso dimora ci sta un enorme deserto e quindi potrei raccogliere tutta la sabbia, però sinceramente fare avanti e indietro può essere
una rottura di coglioni, per cui preferisco prendere da dove questo. Ho fatto l'arenaria nevigata. Ora prendiamo l'arenaria e inseriamo l'arenaria nevigata, in cose più pratiche. Vedete, i blocchi d'arenaria mi possono servire se decido di andare nel Nether. Perché quando mio fratello ha fatto il gameplay in cui andava nel Nether, siamo stati, anzi è stato attaccato da un ghast che sparava palle di fuoco. E ci siamo accorti che l'arenaria, al contatto con quelle palle di fuoco, non esplode. Significa che è un materiale ignifugo, nel senso che non prende fuoco. Quindi l'arenaria mi può essere utile nel caso voglio costruirmi all'inferno un qualche sorta di base di protezione. Tecnicamente già sono andato all'inferno, anche parecchie volte. Ho già costruito un rifugio, ma potrei utilizzare l'arenaria anche come blocchi di segnalazione, perché sono di un colore molto chiaro e quindi nel rosso buio dell'inferno non si notano come uno schizzo di sperma sopra una maglietta nera. Ok, siamo in procinto di scendere. Sinceramente questa argilla colorata penso proprio che non me la conserverò, o perlomeno la potrò lasciare giù quando apro le casse. Ma adesso piano piano incomincerò a scendere. Allora, avevo interrotto la registrazione perché purtroppo avevo ricevuto una telefonata che non potevo non rispondere. Allora, ci ritroviamo ancora qui, cercando di scendere in questo buco per arrivare alle fatidiche casse che si trovano in fondo. Il fondo sarà tutto tappezzato di dinamite e TNT con una pressure plate al centro che appena la colpiremo farà saltare tutto. Ormai è un cliché classico di Minecraft, lo conosciamo tutti, anche i più mongoloidi che giocano a Minecraft sanno questa cosa. Per cui. Però ho notato una cosa. Mi sembra che questo buco sia un po' più meno profondo degli altri. E questa è una cosa strana. Di solito è più profondo il pozzo per arrivare alle casse. È una mia impressione. Magari questa volta la piramide è diversa. Magari offre qualche sorpresa in più. Magari la dinamite non sta solamente giù, ma sta anche da qualche altra parte. Per cui magari il nuovo aggiornamento ha creato qualcosa di diverso. Adesso lo vedremo. Tanto l'ho levata già da pressure plate, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Però prima di
Vediamo un po'. Ecco la dinamite. Ok, adesso dovrebbe essere sicura la zona. Forse. Il mio dubbio è un altro. E se queste non fossero casse normali, ma fossero casse trappola? Che aprendole innescano qualche esplosivo che magari sta dietro nascosto? Qua non c'è niente, niente. Niente a parte del ferro, ho visto. Io per sicurezza romperò tutto. Farò un buco talmente largo che ci posso, che non ci può essere possibilità di far esplodere esplosivi nascosti anche nelle pareti. Tecnicamente farei in modo che queste casse siano sospese nel vuoto almeno un paio di blocchi di distanza. E quindi non possono innescare nessun esplosivo. Mi sembra che non ci sia niente. Comunque, la prudenza non è mai troppo. E ve lo dice uno che è sempre stato molto imprudente nella vita. Nella vita reale ne faccio sempre molte cazzate. Potrei finire un attacco a brighe. Cazzo. Tengo l'inventario strapieno. Mi sa che devo fare qualcosa per migliorare. Ecco fatto. Vediamo un po' se riesco a smaltire qualcos'altro. Mi sa che proprio anche se faccio la legnaia levigata, non è che riesco a liberare qualche slot. Devo buttare via qualcosa. Bella vista da qua sotto. Ok. Ho operato un piccolo taglio per poter eliminare alcune cose. Utilizzato una delle casse per mettere a posto un po' di gli elementi. E adesso che mi trovo qua sotto, ho creato anche la possibilità di fondere i metalli. Ho fatto un bel lavoro di fieno. Vedo che ci stanno molti preziosi nelle casse e credo che mi saranno molto utili, le ossa sicuramente molto, per concimare. E sapete che vi dico, non mi prendo anche le casse, così le posso utilizzare. Tecnicamente la piramide sarà completamente messa a posto. Potrei tranquillamente prendere le risorse trovate e ritornare su. Però non è divertente così. Dai. Sono arrivato così in basso. E mi fermo qua. Io direi che sarebbe una bella idea. Scavare ancora in profondità. E vedere se magari qua sotto ci sta qualche bella sorpresa. Ci potrebbe essere una caverna, un dungeon, ci potrebbe essere qualunque cosa. E credo che sia una cosa molto divertente provare a scendere. Voi che ne pensate? Magari per poter scendere più agevolmente potrei fare una cosa. Ho recuperato 9 blocchi di esplosivo. Magari ne potrei utilizzarli per far esplodere, per scendere più agevolmente in un buco. In questo buco, che ne pensate? Vabbè, è una cosa che è meglio che ci penso dopo. Adesso sono
vicino al punto di salita, non vorrei che in qualche modo danneggiassi qualcosa. Poi se ci sta una cavità, crollerebbe tutto. Penso che sia più pratico in questo momento costruirmi una certa quantità di mezzi blocchi e fare una scalinata. Avete presente le scale a chiocciola? Ecco, questo è il mio intento adesso. Costruire una scalinata che costeggi tutte le pareti del pozzo che sto creando, in modo che possa scendere senza la scaletta dei gappioni, ma girando tutto intorno mentre scendo, forma di trapana. Credo che sarà molto divertente. E potrebbe essere una nuova forma di minaccia. Se faccio quello che fanno tutti gli altri, in che cosa si può differenziare questo gameplay da quello di altre persone? Bisogna variare, bisogna fare qualcosa di diverso. Perché farsi sempre una sega con la mano destra? Magari uno se la può fare con la sinistra, giusto per variare la sensazione. Oppure puoi infilare il cazzo dentro a un aspirapolvere e vedere l'effetto che fa. Le cose fanno sempre allo stesso modo, sempre ripetere i cliché utilizzati da altre persone. Dopo un poco annoia molto. E diciamo che la noia è un elemento distruttivo per l'animo umano. Gli esseri umani non accettano di annoiarsi. E quindi, perché annoiarsi? Meglio fare le cose in modo diverso, in modo magari complicato, contorto. Visto? Facendo così si ottiene un effetto più divertente, più simpatico. Porca puttana, ho fatto pochi blocchi. Mi sa che devo fare altri blocchi. L'unica soluzione. Beh, tengo abbastanza materiali per costruire una marea di scalini, per cui penso che lo farò. Intanto mi devo levare un poco di tutta sta merda dall'inventario e incominciare a utilizzarla per costruirmi dei gradini adatti. Normalmente ho intenzione di scendere in basso il più possibile e penso che sarà divertente. Mi chiedo solo una cosa. Ma è possibile che ci sia gente a cui piacciono i gameplay così lunghi? Mi sembra strano che a qualcuno possa piacere vedere una persona che scava in profondità oppure che taglia gli alberi. Oppure mi sono accorto che ci sono persone che gli piacciono i gameplay lunghi, molto lunghi. Poi registrando a una qualità elevata il file finale diventa cazzo. Devo fare più attenzione quando costruisco perché tengo a sbagliare la distanza. Scusate se parlo poco durante, ma sono più che altro concentrato su quello che sto facendo. È un po' complicato parlare e regolarsi bene sulle proporzioni e sulle misurazioni. Ok, ho cambiato strumento. Stiamo scendendo e vedo che ci sta molto pietrame, quindi è meglio scavare col piccone di diamante, che è molto più performante di quello di metallo e per di più ho trovato abbastanza diamanti per farmene un altro.
Senza contare che nella miniera dove sta il portale c'è tanto di quel diamante che ancora non ho preso, che fa paura. Però è interessante, vedete? A differenza di mio fratello, siamo all'undicesimo episodio e già ho creato il portale, il tavolo degli incantesimi. Sto procedendo abbastanza velocemente nella mia visione di Minecraft. Ma naturalmente ho l'intenzione di fare altri gameplay, almeno finché mio fratellino finisce la sua serie di Minecraft hardcore. E magari se mi girano bene le balle, magari potrei fare un hardcore anch'io, anche se la vedo una possibilità molto remota. Dovrei essere più cauto. Dovrei fare attenzione a determinate cose, movimenti, azioni. E sinceramente a me non piace la cautela. Io sono un tipo che fa le cose con molta irrequietezza. Siamo fratelli, sì, però abbiamo i caratteri completamente opposti. Lui è un calcolatore, uno che cerca di programmare le cose passo passo. Io invece sono più istintivo. Il giusto modo di definirci sarebbe istinto della tigre e saggezza del drago. Se vogliamo mettere di mezzo le similitudini orientali, io sono puro istinto, istinto animale, li potrei definire. Poi invece di razionalità, capacità di adattarsi, di improvvisare, io invece sono più per la voglia di fare le cose per istinto. Agisco così come mi viene al momento, senza riflettere troppo, senza pianificare nulla. Anche se sinceramente non mi immaginavo che fosse così profondo sto cazzo di buco e sto incominciando letteralmente a scassarmi il cazzo. Quindi ve lo dico subito. Io provo a scavare un altro po'. Se non raggiungo nessuna cavità e nessun dungeon, intendo prendermi quello che posso, fare un paio di raggi e tornarmene direttamente a casa a grattarmi le palle. Penso che potrebbe essere adesso l'occasione giusta di utilizzare la dinamite, magari, almeno per allargare un po' il buco. Vediamo un po' che succede con la dinamite. Sono proprio curioso di vedere se può essere adatta per minare. Ok, penso che la profondità va bene. Adesso dobbiamo farla detonare. Spero che la distanza vada bene. Lo sapevo, se l'effetto era troppo pesante saltavo. Meno male che mi sono messo in un angolo. Sono saltato su tutti i piloni, su tutti gli... è saltato pure in gradino. Mi sa che devo mettere una distanza maggiore la prossima volta. Ma faccio una cosa, finisco di costruire un altro poco.
Aska. Scusate un attimo, devo prendere bene le misure. Ok. Ok. No, devo eliminare questi residui che l'esplosione non ha eliminato. E mi sa che dovrò provare a fare un'altra detonazione. Sì, penso che sia meglio mantenere le giuste proporzioni del pozzo. Vabbè, sto gameplay è durato già mezz'ora. E sapete che vi dico? Che con molta probabilità faccio un'altra detonazione e poi chiudo. Stavolta la faccio doppia. Però ne metterò più in alto. Non commetto due volte lo stesso errore. Vediamo se da qui riesco a beccare poco. Sì, ce la faccio. E un po'. Al primo colpo, bene.